dall'antichità fino al Settecento. Ovviamente il momento maggiore, adesso va da sé, del patrimonio artistico del Cilento è la parte antica, parte archeologica, Pestum, Velia e via dicendo. Però c'è un patrimonio diffuso di grande importanza che va conosciuto e va portato appunto, va resa consapevole il territorio, va reso consapevole il territorio dell'importanza di questo patrimonio. Questa anteprima è un'anteprima un po' particolare, come una. Il preludio, la sinfonia di una grande opera, che è un po' il, diciamo così, il riassunto di quello che sarà, riassunto in piccolo, riassunto in nuce di quello che sarà poi invece la grande mostra che speriamo di poterla fare nel giro di 2 o 3 anni. Nel frattempo questa anteprima, poi altre anteprime di carattere più tematico, il Settecento minore, la scultura lignea del Cinquecento e via dicendo, che diciamo, si intervallerà questo intervallerà appunto questo periodo di tempo che passa tra le anteprime e la mostra in grande. Okay. Questa in realtà è un'anteprima della mostra Ritorno al Cilento, che sarà una grande mostra che faremo nei prossimi anni. Ritorno al Cilento si chiama così perché è la quarta di 3 mostre che sono state fatte precedentemente dal 1989 al 2004 su argomenti appunto che riguardavano il patrimonio artistico del Cilento. E dal momento che questo patrimonio è molto più importante, molto, sia qualitativamente che quantitativamente, di quanto in genere si creda, c'è ancora moltissimo da studiare, da fare, da scoprire. Dicevo che pensavamo con 3 mostre di aver raschiato il fondo del barile. In realtà no, il barile è ancora mezzo pieno e c'è ancora tantissimo da fare, come scoperte proprio materiali, sia anche come studio. E questa anteprima, che è una specie di preludio, diciamo, una sinfonia di un'opera, diciamo così, sensibilizzare l'opinione pubblica cilentana, sia pubblico normale, sia l'autorità, sia gli studi, al fatto che il Cilento, il patrimonio del Cilento è un patrimonio di tutta rilevanza. In genere non ci se ne rende conto, né a livello locale, neppure a livello, diciamo così, degli studi universitari. Invece è un patrimonio di prima grandezza che deve essere ancora conosciuto e soprattutto valorizzato. È importante, ora chiaramente una grande mostra, un evento, quale sarà il Ritorno al Cilento, cioè la mostra complessiva e conclusiva, non può essere esaustiva. È invece importante, non può tra l'altro può soltanto esporre, diciamo così, tutta una serie di opere, ma non poi quante ne occorrerebbero per una conoscenza approfondita del territorio. E quindi le anteprime servono proprio per mettere in far comprendere e mettere in relazione dialettica fra le opere più importanti, le opere maggiori, e invece le opere di minore importanza che hanno un rapporto dialettico con le opere di maggiore importanza. E invece è importante appunto che il territorio prenda coscienza che esiste un patrimonio diffuso, a volte minore, a volte di grande eccellenza, che deve essere messo in relazione. Allora, la grande mostra finale sarà ovviamente dedicata al patrimonio più significativo. Mostre intermedie invece porteranno alla luce, porteranno alla conoscenza dell'opinione pubblica, degli studi, delle amministrazioni locali, anche regionali e provinciali, tutta una serie di piccole anche di manifestazioni che in genere si dice minori, ma minori non sono, della cultura cilentana. Ha il compito di organizzare un po' il tutto. La mostra si terrà all'apertura dei nostri monumenti. Su Salerno avremo San Pietro a Corte, che farà un orario, diciamo, unico, dalle 9:30 Parco Archeologico di Pestum. Ovviamente l'associazione Centro Studi Giovanni Previdale e la Sovrintendenza. È un'iniziativa importante anche perché cade durante il periodo della festa dei musei. Sabato e domenica si festeggiano i musei di tutta Italia
e faremo un'apertura straordinaria di 3 ore che va al di là del normale orario già dato. Il professore già dato. Allora, l'anteprima della mostra Ritorno al Cilento è un progetto che nasce qualche anno fa insieme al Centro Studi Giovanni Previtali, grazie, possiamo dire, ad un contributo del settore Musei e Biblioteche della Regione Campania, che ha consentito al Centro Studi una ricognizione del territorio cilentano e di Anense. Quella ricognizione ci ha consentito di rilevare una notevole quantità di opere.